Mettiamo addosso al nostro assessore Rosatelli tutti questi problemi, sapendo che non ha la bacchetta magica in mano, ma che però ha delle grandi responsabilità, perché è lui e il sindaco, il tutore primo dei nostri diritti alla salute. E ci rendiamo conto di cosa gli scaraventiamo addosso. Gli cedo la parola e ascoltiamo con interesse quello che ci dirà. Grazie, spero mi sentiate. Grazie dell'invito e grazie dell'occasione anche per avermi consentito di riascoltare compagno Agnoletto che per me ventenne a Genova 2001 era un grande punto di riferimento e lo è rimasto in tutti questi anni e il fatto che continui a essere sulla breccia mi rende anche felice, insomma, per certi versi. Noi siamo saliti su un treno in corsa, forse quando già era troppo tardi per incidere, dopodiché ci abbiamo provato e ci stiamo provando. Dico in che modo? Io mi ritrovo nella valutazione critica nei confronti del PNRR, per come è stato concepito, peraltro nemmeno solo in campo sanitario, anche se forse particolarmente in campo sanitario, come un marchingegno, diciamo così, tecnocratico, calato dall'alto verso il basso, senza particolari forme di coinvolgimento nella sua progettazione, nel suo concepimento, che peraltro elude, secondo me, anche una delle questioni di fondo, e che è quella della centralità della questione del cambiamento climatico, in tutto quello che accade. Mi sembra che uno dei suoi difetti maggiori sia il compartimento stagno, agire a comparti stagni, e quindi c'è la parte dedicata alla transizione ecologica, che però non innerva tutto il resto degli interventi. La tempistica che è stata ideata, una tempistica pensata quasi perché sia impossibile coinvolgere autenticamente le persone, le loro organizzazioni in una fase utile. Quindi mi ritrovo in questa critica, che peraltro è una critica che anche da ultimo ha condensato in un libretto aureo anche Gianni Tognoni. Visto appunto la storia del libro, è stato presentato per le edizioni Gruppo Abele, appunto un piccolo breve pamphlet, insomma, molto interessante e molto utile su questo. Mi ritrovo anche nella diagnosi, diciamo, sulla condizione, diciamo, della sanità italiana contemporanea, per quello che l'ho potuta conoscere prima di assumere questo ruolo, per quello che la sto conoscendo molto di più da 7 mesi esatti a questa parte. Direi, usando il titolo dell'opera celeberrima di Giovanni Berlinguer, visto che è stato citato, e Severino Dell'Ovu, La salute è malata, che fu un'opera che in sostanza innescò tutta la dinamica culturale, politica, intellettuale, sociale, sindacale, che poi portò alla riforma dell'833. Quindi ci siamo, diciamo, sull'analisi. Ora io mi trovo nel compito di dover comunque provare a fare qualcosa, sia nell'articolazione del discorso che nella pratica amministrativa. Allora, dal punto di vista della pratica amministrativa, quello che abbiamo cercato di fare è stato coinvolgere, chi fino ad allora non era stato coinvolto, e quindi sin da subito abbiamo posto alla Regione, all'azienda sanitaria locale Città di Torino, l'esigenza di interfacciarsi, per esempio, con i rappresentanti delle circoscrizioni e quindi con la conferenza sociosanitaria. Rendendo in qualche modo necessario un passaggio di relazione con i rappresentanti territoriali, anch'essi appena insediati, peraltro, anche soltanto per una riflessione comune sul dove erano stati pensati i
le case della comunità e gli ospedali di comunità, facendo in modo che le voci delle circoscrizioni si ascoltassero, si sentissero, che venissero rappresentate le istanze dei cittadini e delle cittadine e che si tenessero aperti dei problemi. Per esempio, è stato già citato il Maria Adelaide, che è una istanza non solo dei movimenti, ma anche di alcuni movimenti, ma anche della circoscrizione 7, è un problema che noi abbiamo tenuto aperto e che teniamo aperto. Oltre alle rappresentanze, diciamo, territoriali delle circoscrizioni, abbiamo coinvolto le rappresentanze sociali, quindi quelle del mondo sindacale, che abbiamo coinvolto anche su loro richiesta, ma anche su nostra iniziativa, in un percorso di concertazione, consultazione, sia a livello di ASL Città di Torino, che a livello superiore di provincia, diciamo di città metropolitana, che a livelli infra cittadini, cioè distrettuali. Una serie di tavoli che sono partiti nel corso dei mesi scorsi, e gli ultimi, quelli di livello distrettuale in queste settimane, ma anche quello di livello di città metropolitana, con lo scopo di affrontare ad ogni livello le problematiche connesse alle case di comunità e agli ospedali di comunità come snodi della vita, diciamo, civile, della vita sociale, come snodi di governo del territorio. Cosa voglio dire? Che se si vogliono fare le cose bene o se si prova a farlo, è chiaro che limitandosi ancora soltanto all'individuazione fisica, geografica di una casa della comunità, non si può non farlo se non si ragiona su la facilità per di movimento per raggiungere quel luogo, che tra l'altro non è un dato universale, astratto, ma che a seconda delle categorie di persone. L'accessibilità si articola diversamente se parliamo di accessibilità per persone, diciamo, in buona salute, di 40 anni come me, speriamo, insomma, facendo i dovuti segni scaramantici, che possono tranquillamente muoversi e il cui rapporto con una casa della salute, una casa di comunità, potrà limitarsi anche soltanto ad andare a fare ogni tanto qualche vaccino, magari prima di viaggio all'estero o qualcosa del genere. Cosa diversa è se l'accessibilità la stiamo ragionando su una persona portatrice, una persona con disabilità o una persona anziana a ridotta mobilità, un bambino, una bambina, un genitore con un bambino. Insomma, è evidente che non stiamo parlando di un soggetto universale astratto e disincarnato, ma parliamo di soggetti in carne e ossa, insomma, il cui corpo conta, no? Ma anche se stiamo parlando di un soggetto di lingua italiana o un soggetto di lingua madre non italiana, con più o meno facilità di comprensione dei messaggi, anche di quei messaggi che servono a orientarsi sul territorio. Quindi ragionare ripeto ancora, semplicemente dell'aspetto della collocazione geografica delle case di comunità e degli ospedali di comunità, se lo si fa in maniera irrelata, se lo si fa senza porsi il problema urbanistico, viabilistico, di vicinanza a sistema di servizi ulteriori, vuol dire non farlo seriamente. L'impressione che abbiamo avuto sin da subito è che questo piano del discorso e del ragionamento fosse totalmente lasciato in disparte dalla regione, e che grazie anche al contributo delle organizzazioni sindacali adesso si sta provando in un lavoro anche certosino, forse un lavoro che non è ancora sufficientemente conosciuto, questo se volete anche per mia responsabilità forse, ma cercheremo, anche occasioni come queste sono utili per poterne parlare, insomma cerchiamo di perlomeno, insomma, di costringere ad affrontarlo, no? E quindi di migliorare se possibile il disegno e il ridisegno della sanità territoriale, tenendo conto di questi elementi che sono fondamentali, perché stiamo parlando appunto non di compartimenti stagni, ma stiamo parlando della vita delle persone che va vista appunto nella sua integrità, nella relazione con i tempi, con gli spazi, con i tempi di vita, i tempi di conciliazione fra vita personale, vita lavorativa e molto altro, no? Di nuovo con una attenzione appunto alla soggettività di ciascuno, al genere, alla
condizione appunto di migrazione, all'età, eccetera, eccetera, disabilità o abilità, eccetera. Cercheremo, in una fase, diciamo, che sta partendo ora, di entrare di più nel merito sul modello di case di comunità e di ospedali di comunità, che vuol dire esercitare anche quel potere di indirizzo, insomma, e di controllo che compete al comune, per esempio ponendo dei problemi di contenuto, diciamo così, no? In senso stretto. E cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che dopo la pandemia non si può ignorare il grande bisogno di salute psicologica, di salute mentale, in tutte le fasce d'età, quella giovanile ma anche quella adulta, e quindi per esempio la questione, diciamo, dello psicologo di base, della psicologia di base, di un accesso diretto agli ambulatori di psicologia, questo deve diventare qualcosa, diciamo, che viene assunto come tema di salute pubblica e quindi come esigenza a cui corrispondere. Questo, abbiamo moltissimi segnali in questo senso. E poi anche, per esempio, le questioni legate alla salute di genere. Sono giornate in cui, diciamo, nella nostra regione, nel nostro territorio, assistiamo a messa in discussione della legge 194, insomma, e quindi anche da quel punto di vista dobbiamo intervenire, e sapendo che tutto questo va fatto tenendo presente una società in trasformazione, la presenza di persone migranti, di persone che quindi hanno più difficoltà ad accedere ai servizi sanitari e hanno anche necessità di figure, ecco, che andrebbero pensate e concepite nelle case della comunità come mediatori culturali, per esempio, no? Oltre che gli assistenti sociali, quindi figure, diciamo, del sociale che possano essere utili, importanti, necessarie per realizzare davvero il diritto alla salute di alcune di quelle fasce sociali che oggi, diciamo, ne godono meno. Lasciatemi dire pochissime cose ancora, perché l'ora è già tarda. Penso anch'io, come è stato detto, che diciamo non si, nemmeno un assessore del comune possa fare davvero qualche cosa se non c'è attorno se non si costruiscono alleanze, no? E queste alleanze devono partire da un riconoscimento reciproco, dal fatto che chi fa politico, chi amministra, sa che senza la spinta dei movimenti, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni professionali non si ottiene nulla, e dall'altro, appunto, in un lavoro come quello di questa sera, cioè basato sulla volontà di ascoltarsi, di sentire, di condividere analisi e di parlarsi. Ci sono alcune cose che insieme possiamo fare. Per esempio, insieme possiamo dire anche che tutto questo di cui stiamo parlando non può prescindere da un nodo che secondo me è fondamentale, che è quello della qualità del lavoro degli operatori sanitari, delle operatrici sanitarie, che siano medici, che siano infermieri, anche in termini di retribuzione, per esempio. C'è un fenomeno molto preoccupante di fuga dal sistema sanitario nazionale pubblico di infermieri e infermiere verso il privato, per i carichi di lavoro eccessivi a cui non corrispondono retribuzioni adeguate, difficoltà di conciliazione con la vita familiare e appunto a fronte di remunerazioni insoddisfacenti. E questo va assolutamente posto come grande questione, come dire, collettiva, politica, che deve vedere insieme diciamo gli utenti di un sistema sanitario che hanno interesse a che ci siano operatori e operatrici motivati e in salute loro per primi, quindi questo tema del prendersi cura di chi si prende cura, forze sindacali, professionali e forze politiche, amministratori, eccetera. Quindi io questo lo porrei come grande tema, e effettivamente uno dei grandi limiti del PNRR è che il tema del lavoro e della qualità del lavoro e dell'investimento sul lavoro assolutamente non c'è. Questo nella missione 6 in particolare è veramente molto molto carente da questo punto di vista. Noi abbiamo celebrato gli eroi
della pandemia e poi insomma, ci dimentichiamo di loro con moltissima facilità. Quindi questo va posto assolutamente come questione, va posta la questione che i medici devono essere anche numericamente di più e anche non dimenticare infermieri e infermiere e i loro carichi di lavoro davvero insostenibili. Quindi poi ci sono altre considerazioni sulle quali non torno, legate alla cultura, legate alla formazione, legate alle opportunità appunto anche di professionali, diciamo, che vanno offerte, la prevenzione del burnout, che sono tutti temi molto molto importanti su cui ci deve essere anche una domanda sociale e un'attenzione da parte di tutti, sulle quali noi proveremo a dire delle cose. Nella nostra città esistono poi delle grandi questioni aperte, sulle quali il dibattito è aperto anche, diciamo, nel mondo progressista, anche professionale, rispetto appunto a questa dialettica fra ospedalizzazione e territorializzazione, tendenza a, diciamo, diminuzione dei posti letto in ospedale per aumentare la sanità, diciamo, anche la cura domiciliare, la presa in carico territoriale, l'investimento sulle tecnologie, sulla telemedicina, insomma, sono questioni molto complesse che devono essere viste unitariamente. Forse è difficile dire che una cosa è giusta, l'altra è sbagliata. Si deve partire da quali sono i bisogni di salute in questa fase e noi cerchiamo di affrontare con, diciamo, spirito laico temi aperti, dossier aperti sulle nuove molinette, insomma, il Parco della Salute e della Scienza di Torino. Ci sarà un convegno importante dell'Ordine dei Medici all'inizio di giugno, che sarà, spero e credo, un momento molto significativo. Affrontiamo questo tema sapendo che da un lato c'è la necessità di ospedali moderni, nuovi, con spazi diversi e con pronti soccorso, diciamo, diversi, adeguati ai tempi, e quindi le strutture che abbiamo nella nostra zona ospedali, alcune delle quali almeno, alcune di quelle sono obsolete, quindi da un lato c'è questa domanda e questa esigenza e dall'altro ci sono però alcuni rischi a cui si va incontro che è bene tenere presente. Potrei dire mille altre cose, ma ho già parlato forse fin troppo e penso che soprattutto sia importante come metodo questo incontrarsi, parlarsi, sapersi in qualche modo impegnate nello stesso sforzo. Su questo devo dire, i presidenti di circoscrizione, nelle difficoltà nelle quali si dibattono, enormi, perché poi il comune è in grave sofferenza perché manca personale per fare qualunque cosa e quindi anche a volte l'ordinaria amministrazione è davvero difficilissima. Possiamo immaginarci il tentare di affrontare questioni più strategiche, però loro, mi sembra, almeno la maggioranza di loro, sensibile sull'argomento, si sono applicati sulla questione delle case della salute e degli ospedali di comunità con molta passione. Non è assolutamente soddisfacente, complessivamente parlando, il disegno delle case di comunità e degli ospedali di comunità della nostra città. Qualche segnale incoraggiante c'è, nel senso che qualche cosa di buono dovrebbe venir fatto sul piano del recupero di spazi e del consolidamento di spazi, però è ancora, diciamo, molto, molto resta da fare, molto resta da sperimentare, anche rispetto ai temi che sollevavo prima. Penso alla possibilità di sperimentare ambulatorialmente la pillola abortiva, ad esempio, in alcune case della salute più sperimentali, case di comunità. Insomma, forse ci sono già le condizioni per farlo, e questo vorrebbe anche dire, appunto, rispetto all'ospedalizzazione di certi dell'interruzione volontaria di gravidanza, andare in controtendenza, ma sono moltissime anche le cose da poter dire in più. Quindi io vi ringrazio dell'occasione, spero che sia solo la prima, spero che possano essercene anche in presenza, e mi metto all'ascolto degli ultimi interventi. Poi l'ora ormai è già tarda e quindi, insomma, credo che ci si avvierà alla conclusione, anche perché siamo attesi, almeno alcuni di noi, domani di nuovo da una giornata piuttosto impegnativa. Parlo anche dei medici collegati. Grazie davvero per tutti gli interventi. E grazie all'assessore. Veramente, personalmente, mi scusi, ma speravo un po' di più. Comunque, la speranza è l'ultima a morire.